Salve a tutti, allora continuiamo il nostro percorso, il nostro cammino alla scoperta di quello che è il carisma carmelitano attraverso grandi figure dei santi. Oggi parleremo, vi presenterò, Sant'Andrea Corsini, santo carmelitano vissuto nel 1300, lui di origine di una famiglia nobile fiorentina, nasce nel 1301 a Firenze e si racconta che la mamma, prima di metterlo al mondo, ebbe un sogno. Sognò il suo figlio con le sembianze di un lupo che poi si trasformava in agnello. Ecco, in fondo si può rappresentare così tutta quella che è stata la giovinezza di Andrea, un ragazzo che ha vissuto un po' nel frastuono chiassoso di Firenze, facendo un po' una vita da lupo, cioè da leone, un po' spendaccione, un po' arrogante, ma in tutto questo frastuono alla fine riesce ad ascoltare il suono leggero dello spirito che parlava in lui e che lo chiamava alla vita religiosa. Sente questa chiamata forte alla vita consacrata, entra nel Carmelo a Firenze, nonostante i suoi familiari fossero un po' contrari. Addirittura uno zio cercò con forza di portarlo via dal convento e Andrea rispose: ma che cosa posso fare e che cosa ci posso fare di tutti i miei beni, dei beni che mi proponi, se non ho la pace nel cuore? Ecco, con queste parole cominciò il suo cammino di vita religiosa nel Carmelo a Firenze e dopo la sua ordinazione fu mandato a studiare a Parigi, all'università. Di ritorno dall'esperienza formativa all'Università di Parigi, Andrea torna nella sua provincia toscana, a Firenze, dove poco dopo fu eletto priore provinciale, nel 1348. Due anni dopo fu nominato invece vescovo di Fiesole. Questa nomina cambiò la sua vita. Salì alla piccola città di Fiesole, che però aveva il suo vescovado, e da lì per 25 anni portò avanti la sua missione di religioso e di sacerdote. E lo fece attraverso una continua ricerca di una pace intorno a sé, costruendo e diventando costruttore di pace. Lo chiamavano per dirimere tante questioni tra famiglie o tra persone che erano litigate o in odio fra di loro, ma soprattutto aveva anche questa grande predisposizione per l'ascolto, l'aiuto dei più poveri. Sta scritto che lui non poteva pensare ai poveri senza piangere. Ecco, allora questa dimensione lo accompagna per tutta la sua vita. Fu un grande pastore e fu un grande anche maestro. Noi lo ricordiamo appunto in questo modo, cercando di prendere da lui alcune intuizioni belle. È stata una persona che ha saputo ascoltare con forza lo spirito che parlava al suo cuore, un uomo di contemplazione, è stato un uomo capace di amare e amare soprattutto le persone più in difficoltà in maniera molto concreta. Questo ci può aiutare un po' oggi a rivedere le nostre priorità e essenzialità. Morì nel 1373 e fu canonizzato nel 1629. Affidiamo la nostra vita all'intercessione potente di Sant'Andrea Corsini, ci insegni lui a saper ascoltare il nostro cuore nel profondo e a saper amare le persone intorno a noi in maniera concreta. Ci vediamo al prossimo appuntamento. Ciao!